santissimo nome, Signore, alleluia, siamo qui, Signore, ancora questa sera alla Tua presenza, nella Tua casa di adorazione, Signore, per offrirti il vero sacrificio della lode. Signore, fai che appunto possiamo realizzare già quanto, Signore, Ti è stato da secoli e millenni chiesto, che la Tua volontà sia fatta qui in terra come lassù nel cielo. Alla gloria al Tuo nome, quindi fai che questa sera, Signore, la lode che Ti offriamo sia veramente simile a quella del cielo. Alla gloria al Tuo nome, guidaci con lo Spirito Tuo Santo, perché, Signore, gli angeli stessi non potrebbero, Signore, soddisfare, Signore, il Tuo cuore se Tu non li guidassi con lo Spirito Tuo. Quindi così come guidi loro, guida noi questa sera ed insieme a loro accetta la lode, il sacrificio della lode, il suave profumo della sera, insieme a Gesù che con Te lo onoriamo e lo benediciamo in eterno. Amen, alleluia, amen. Alleluia, alleluia, vogliamo dare quindi lode, onore e gloria continuamente. D'altra parte Gesù ce l'ha detto, alleluia. Ma guardate come il Signore Gesù infatti non ha incoraggiato mai nessuno. Perché, se vi ricordate, chi mi vuol seguire rinunzia a se stesso, prende la sua croce e mi segua. Amen. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Poi nel mondo avrete tribolazioni. Fate vano, io ho vinto il mondo. Insomma, dice, ma insomma, allora cadiamo, come si suol dire, dalla padella nella brace. Dire perché, vedete, noi viviamo in un mondo dove effettivamente non è Gesù a regnare. Alleluia. Perché lui non può regnare in un mondo regnare.
pieno di peccatori. Capite? Perché effettivamente lui non può regnare, e quando lui ha detto, dice, il mio regno non è di questo mondo, anche se lui è il creatore, però lui non può regnare. Torno a ripetere, perché? Perché nel mondo, guardate quanto peccato c'è, di ogni genere. Quindi il Signore potrebbe regnare lui in un mondo pieno di peccato, di peccatori? Non può. Allora lui regnerà nel millennio, perché nel millennio, vedete, ci sarà intanto prima la selezione. Amen, gloria a Dio. Satana sarà legato, vedete, quindi, il che significa che il peccato è difficile commetterlo. Chi lo commette è proprio perché effettivamente è malvagio, la sua natura è malvagia, e il peccatore, dice, non raggiungerà i 100 anni, perché sarà considerato, dice, colui che non raggiungerà i 100 anni sarà considerato maledetto. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Vedete perché? Perché non appena il peccatore continua, perché dice, ma perché allora, gloria all'Altissimo, bello, a me, vedete, piace quando il Signore mi spiega cose, gloria a Dio, perché effettivamente sono cose che io apprendo insieme a voi, un attimo prima di voi. E allora, praticamente lui, vedete, non può regnare, ripeto, perché momentaneamente c'è il peccato lo provoca il diavolo. Ecco perché nel millennio il diavolo viene legato per 1000 anni, in modo che lui non provochi nessuno, quindi che l'uomo sia la colpa, ecco, non gli venga attribuita all'avversario. Per dire, ecco, no, colui che si vuole sempre giustificare, oh, l'avversario mi tentavo, dice, ora penso del disonesto nel millennio. Come ti ha tentato l'avversario se l'avversario è legato? Quindi sei tu che sei disgraziato, disonesto, e tu mi capite? Allora, quindi non potrà attribuire all'avversario, praticamente non ci sarà tentazione da parte dell'avversario. Proprio, quindi il peccatore è perché ha quel carattere, che piacciono le cose, diciamo, del peccato, della carne, anziché le cose spirituali. Allora, attenzione, dice, è il peccatore che non avrà raggiunto, perché colui che non avrà raggiunto i 100 anni sarà considerato maledetto. Seguitemi, attenzione, perché questa è una rivelazione che il Signore mi ha dato adesso, poco fa, mentre mi faceva parlare. E allora, intanto mi ha fatto spiegare che la colpa è solo dell'uomo. Non è come nel giardino dell'Eden, che Eva ha detto, ah, il serpente mi ha ingannata, mi ha sedotta. Amen? Ci siamo? Quindi nel millennio non c'è né un serpente. Perché? Perché il lupo giocherà con l'agnello. L'orsa, il leone, mangeranno paglia. Amen. Vedete che non ci sarà male. Quindi il produttore del male sarà la persona stessa. Perché dici, scusa, se io ho reso mansueto il leone, addirittura la vipera, il serpente, tutti gli animali, e tu pecchi. Guardate la grande benignità di Dio, gloria al Signore. Quello che appunto mi ha spiegato, ecco, io certe volte dico rivelato, ho spiegato, è la stessa cosa, cioè rivelato è quando uno la riceve per la prima volta, è sull'istante, insomma, ma diciamo che è tutta una continua rivelazione, perché io non ho discorsi preparati, per cui, e allora, dice, non avrà, chi non avrà raggiunto i 100 anni, ma scusa, non ne potrebbe fare morire prima? Quando uno diventa maggiorenne, chissà, c'è già a 18-20 anni massimo, sai che peccatore, via, lavamolo domenica, vedi, per dire, no?
Ah, no. No, il Signore ha stabilito un'età. 100 anni. Quindi lui dà la possibilità al peccatore. Da quando nasci? Dice, senti, io ti do. No al peccatore, attenzione. Dà a tutti gli uomini la possibilità, anche se sbagliano, nei 1000 anni, durante il millennio, dice, ecco, io vi do la possibilità. Vi do 100 anni di, come si può dire, di bonus. Vi do 100 anni di possibilità, in modo tale che se voi sbagliate, perché facilmente uno può sbagliare, no? Allora, nell'arco di 100 anni, se voi vi pentite, io vi perdono, per dire, se non commettete peccati mortali veramente. Amen. Quindi dà questa possibilità al Signore. Ha stabilito 100 anni, perché altrimenti dice, ma appena uno nasce, perché sta anche scritto che, guardate la grande benignità di Dio, che è il profeta Isaia, se non vado errato, che lo dice, non si udrà, dice, voce di pianto per un bimbo che muore. Quindi bambini non si muore. Alleluia. Amen. Quindi il Signore, vedete, li fa crescere a tutti. E allora, chi effettivamente, dandogli il Signore la possibilità al peccatore di rimediare nell'arco di 100 anni, amen? E allora dice, tu, fratelli, oggi come oggi, se il Signore ci desse 100 anni di possibilità, no? Com'è che raggiunge 100 anni oggi come oggi? Quasi nessuno, è vero? Quasi nessuno raggiunge 100 anni, è giusto? Quindi il che significa che il Signore dà una vita intera al peccatore di potersi autoriscattare mediante il perdono sempre da parte di Gesù. Amen. Perché, ecco, gloria a Dio, perché nel millennio, ecco, essendo Gesù a regnare, quindi tutti i trasgressori di ogni cosa dovranno rendere conto a questo capo di Stato, che è Gesù. Non è solo il capo di Stato a livello regionale o nazionale, per dire, a livello mondiale. Amen? Quindi, perché, guardate, l'Apostolo Paolo scrive ai Romani che le autorità sono istituite da Dio. È giusto? Alleluia. E allora, chi non, diciamo, sì, mi pare che è romano, che dice, o se non è romano, è un'altra parte, sempre l'Apostolo Paolo scrisse, che chi si ribella alle autorità, siccome sono state istituite da Dio, si attira la pena. Vedete? Quindi nel millennio, chi resiste alle autorità, cioè i trasgressori, o perché non pagano i tassi, o perché mettono la macchina in doppia fila, o divieto di sosta, amen? O passano con il semaforo rosso, amen? Lì avranno a che farsela con Dio, con Gesù, e Gesù non perdona. Altro che Dio è buono, Gesù è buono. Allora, dopo il millennio vedremo se Gesù è buono, oppure alla fine dei tempi, se Gesù è buono. Certo che è buono, ma è anche giusto. Allora, e allora, vedete, tutti dovranno rendere conto a questa autorità, a questa legge, che poi, come per ora, noi abbiamo un primo ministro, quello che stabilisce lui viene giustamente approvato
dal capo dello Stato pure, no? Allora, vedete, quindi chi non osserva quello che stabilisce è un trasgressore. Che davanti al Signore non c'è né sinistra né destra, perché il Signore ha fatto a sinistra, a destra, a centro, a destra, a piede, a tutto così. Quindi qua dice: a me non mi interessa da quale lato siete. Come vedete, il Signore non ha tenuto conto, se vi ricordate, che ai suoi giorni, quando lui era diciamo in carne e ossa in mezzo agli uomini, c'erano anche delle correnti religiose. Però lui, vedete, non tirava né per l'uno né per l'altro. Lui aveva la sua legge. Poi gli uomini dicevano: fare che vogliono, perché c'erano diverse, per esempio i sadducei, insomma c'erano diverse pure a quel tempo, no? Come oggi ci possono essere varie denominazioni. E allora, quindi, vedete come ci sono stati sempre. Allora, quando ci sarà lui, amen, allora lui stabilisce delle leggi. Ah, vedete, è bello, e nessuno può dire: ma c'è sto partito, non mi piace sto capo di Stato, non mi piace. Ci sono, ci saranno, fratelli, però nel millennio staranno, come si suol dire, come diciamo noi in dialetto, gudu pedentana scappa. Quando Satana sarà sciolto, ecco, tutti quelli che non ci piaceva la legge che Gesù, ecco, vedete, l'uomo che ha sempre da lamentarsi, che non si accontenta mai di niente. Infatti, alla fine del millennio, ecco, di questa investitura, alla fine dell'investitura, diciamo, del periodo di Gesù come re dei re, signore dei signori, perché poi lui per mille anni, il Padre, ha stabilito, amen, che Gesù regni. Scaduti i mille anni, allora Gesù, insieme a noi, poi insomma, poi ritorna in cielo e poi porterà con sé tutti noi che abbiamo obbedito sempre, alleluia, non solo millennio, pure prima, ci porterà in cielo. E allora, quindi, come dicevo prima, si attirerà la pena. La pena qual è? Che non sarà sottomesso alle autorità. Amen? Perché, fratelli, in poche parole, i peccati che noi facciamo, quali sono? Non sono sempre perché trasgrediamo la parola di Dio. Tutti lì, su quella legge, sono basate le leggi anche umane. No? Non rubare, non dire falsa testimonianza, non commettere adulterio, non uccidere. Fratelli, come base, sempre la legge di Dio c'è, alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Quindi, allora, in quel periodo, quindi, quelli che avranno trasgredito continuamente queste leggi, ecco perché, vedete, alla fine si rivolteranno contro il campo dei santi, Gog e Magog, lì, saranno, dice, come la sabbia del mare. Pensate voi, come la sabbia del mare. Guardate quanti peccatori che prima erano costretti a ubbidire alla legge di Dio. Una volta vedete, Gesù finisce il suo compito, amen? Allora, e Satana viene liberato, loro dicono: ah, qua non c'è più quel Gesù, il re dei re, il signore dei signori. C'è Satana, quello che ci permetteva di rubare, quello che ci permetteva di dire falsa testimonianza, quello che ci permetteva di commettere adulterio, ecco, di commettere ogni trasgressione. Amen, gloria a Dio. Vedete perché si ribelleranno? Perché anche poi gli animali diventeranno nuovamente feroci, pure loro. Allora, a questo punto, diciamo, il Signore, perché, vedete, altrimenti sia glorificato il Dio. Ancora non è venuto, no? Perché il Signore, fino a quando il Signore mi dà sempre cose nuove, io le dico. E, dunque, perché
il peccatore che non raggiungerà i 100 anni. Perché vedete, se il Signore non dovesse far morire nel millennio, allora tutti i peccatori vivrebbero anche 1000 anni. E ci pensate a terra, piena di peccatori, senza che muore nessuno? Staremo come sate sotto sale. Amen? Come sate in salata, sotto sale. Tutte, invece, così vedete, allora, ognuno, gloria all'Altissimo, che bella spiegazione che mi sta dando il Signore, perché mi sta facendo capire queste cose. Allora, i veri giusti, quelli che veramente amano il Dio con tutta la propria forza, con tutta la propria anima, amen, con tutto il proprio cuore, l'anima, e con loro, e speriamo come se ci siamo pure noi, io spero, Signore, non mi fa sbagliare manco una volta, manco mezza volta. Allora, chi non commetterà errori volutamente arriverà a vivere 1000 anni. Tutti quelli che invece, per svariati motivi, avranno commesso dei peccati, seguitemi attentamente, moriranno a 101 anni, a 110 anni, a 120 anni, 200, 300, 400, 500, 600, a secondo. Io lo faccio così, però è chiaro, no? Sono riuscita a farmi capire. E mio padre, che una domanda è questa qui? Ah, tu, Signore, sta rispondendo, sta spiegando. Tu sa, mi ricchi? Ascolta. Amen. Quindi, perché sia glorificato? Ah, figlio mio, sapete, mi sento gioioso, festante. Che glorifica Dio, alleluia, che meraviglioso sto Gesù, alleluia. Quando noi siamo una pezza di piedi, ma Lui ci tratta da figliuole, sia glorificato Dio. E allora, perché? Perché? Infatti, perché la terra si popolerebbe oltre misura. Allora il Signore, per non permettere che la terra si... Perché, figliole, 1000 anni, voi ci pensate? Senza che nessuno muoia, fratelli, ma davvero non ci sarebbe più spazio? Non ci sarebbe spazio. Spazio. Invece, vedete, il Dio, stabilendo la morte in base alla vita che noi abbiamo condotta, amen, allora dici, tu hai commesso tanti errori, così, allora, ti potevi sforzare, non l'hai fatto, comunque io non ti condanno, però, ti faccio morire. Ci siamo? Figlioletti, state attenti, perché io sto assaporando, poi mi dice che non hai parlato di pupo durante cosa, figliolo, vai, ma stiamo scherzando con te, che vengo censurato, che dici parassito, fratelli, qui non sto leggendo la parola, il Signore ci sta spiegando una cosa importantissima, meravigliosa, gloriosa, alleluia, amen. E guardate, fratello, ma che stuccama, è una tua supposizione. Non è una mia supposizione, non è volere essere assolutista, ma è la verità. E vi dimostro perché le cose stanno così. Eh? Volete una dimostrazione? Mi credete sì o no? Sì. Ma non tutti i testi si calarono e dissero sì. Alleluia. E allora, seguitemi attentamente, e come il Signore non ci lascia nel dubbio. Chi sbaglierà, quindi pagherà con la morte, non raggiungerà i 1000 anni. È giusto? Il vero peccatore non raggiungerà i 100 anni,
Amen. E quindi maledetto Guido, regno dei cieli, niente, da già si è autocondannato, non avendo raggiunto i 100 anni, si è autocondannato in eterno. Quelli che supereranno i 100 anni si salveranno, per miracolo. Amen. Come scrive l'apostolo Paolo in una epistola dove dice che saremo, dice, i credenti vengono come passati per il fuoco. Amen. C'è chi dice che ha edificato paglia e allora sarà bruciato, insomma, va. E lì l'apostolo Paolo sfiora l'argomento per dire che ci saranno i salvati, proprio che ci saranno ritti. Amen. Però quei tali non occuperanno posti di grande onore nei nuovi cieli e nella terra, perché dice tu fosse salvato un miracolo perché il Signore ha avuto pietà e misericordia. Amen, gloria a Dio. Allora, quindi, e questo è un motivo, vedete, che ci conferma che le cose stanno così. Allora, l'altro, per farvi capire, Mosè, ci ha rubato la testa. Mosè, per aver sbagliato, quindi commesso peccato, fratelli, il Dio lo ha punito e non l'ha fatto entrare nella terra promessa. Però non fu salvato? È stato salvato. Quindi se lui non avesse sbagliato, sarebbe entrato nella terra promessa, cioè sarebbe vissuto 1000 anni, è come se avesse vissuto 1000 anni. Ci siamo? Sono riusciti a farmi capire? Figliuleri, ci faccio così, non vi faccio spiegare la cosa. Alleluia. Amen. Vedete quindi allora che Mosè, ecco la giustizia di Dio. Perché Mosè doveva parlare alla roccia, non la doveva percuotere come la prima volta. Quindi lui ha, diciamo, gli ha dato la colpa sia a lui che come pure ad Aronne. A quelli che magari in quel momento, ma a lui, infatti lui, il Signore non l'ha fatto entrare, la terra promessa gliel'ha fatta vedere da lontano. Amen. Vedete allora, nel millennio sarà la stessa cosa. C'è, alleluia, chi raggiungerà i 1000 anni? E guardate, gloria all'Altissimo, i 1000 anni li raggiungeranno, perché lì la cosa è scontata, quelli che sono stati decapitati per la parola di Dio, che risusciteranno nella prima risurrezione per vivere con Gesù 1000 anni, loro non potranno morire una seconda volta. Già loro sono stati messi alla prova. Hanno dimostrato di essere fedeli a Dio in ogni cosa, al punto di aver dato la loro vita. Quindi il Signore, alleluia, li farà vivere per 1000 anni. Alleluia. Amen. Gloria. Ecco, vedete, quindi ci sarà. Perché se così, fratelli, guardate questa, io ringrazio e glorifico Dio, perché qualche volta, sapete, però solo non che mi sono messo lì davanti al Signore, ma come stanno le cose, la cosa così, così, così. No, ma magari sfiora il pensiero, però sapete, io non è che costringo il Signore a dirmi le cose come stanno. No. Ecco, però qualche volta mi è venuto questo pensiero, ripeto, però non un pensiero morboso per voler sapere come andranno le cose. E ho detto, ma tutto questo periodo, dove tutti 1000 anni, è qui che la terra, fratelli, già se mi sai
siamo in molti per adesso, amen, che la gente muore in continuazione, ci sono catastrofi, ci sono guerre, e quindi la terra è quasi piena, no? Figuriamoci nel millennio. Allora, vedete, nel millennio accadrà questo, in modo tale che ci sarà questo equilibrio da parte di Dio, in modo tale che la terra ospiterà quel numero stabilito da Dio. In modo che tutti possiamo vivere bene. Amen. Non in sovrappopolamento. Amen. Gloria all'Altissimo. Vedete, questo è stato, diciamo, quello che il Signore ci ha spiegato questa sera. Vedete? Che è una cosa bellissima. Fratelli, forse voi altri, non tutti, riuscite ad apprezzare queste cose. Però, fratelli, per un pastore, per una persona che deve servire il Signore, queste cose sono perle preziose. Sono delle cose meravigliose, che è inestimabile, va? Alleluia. Quindi il Signore questa sera, vedete, ci ha anticipato la vita del millennio. Amen. Vogliamo andare in preghiera? Alleluia. Andiamo, vogliamo andare in preghiera? Alleluia. Amen. Manifesta quindi la tua gloria, Signore, su questa bambina. Gloria al tuo nome, Signore, sana tutta quanta la famiglia, Signore, a livello spirituale, e la bambina a livello fisico. Ti preghiamo, Signore, e tutte le infermità, Signore, che ci sono in mezzo al tuo popolo, Signore, quelle infermità fisiche e spirituali, siano, Signore, sanate, aratamanda la massia. Con la potenza del tuo sangue, Gesù, del tuo sangue, del tuo spirito, alleluia, perché grazie al tuo sangue e al tuo spirito ha vinto il mondo, il male ed il maligno, e ci hai sanati e liberati, Signore, dalla schiavitù di Satana, dal peccato. Grazie a te, Gesù, e grazie soprattutto al Padre che ti ha generato per salvare tutti quanti noi. Quindi ti rendiamo lode, onore e gloria, Gesù, insieme al Padre benedetto in eterno. Alleluia, amen, amen, amen.
Alleluia. 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 Amen. Signore, alleluia. Vivi in ognuno di noi. Alleluia. Fatti sentire sempre vivente. Alleluia. Rita la massita la maia. Non Signore affisso in una croce, alleluia, ma risuscitato e vivente con noi, alleluia, per tutta l'eternità. Sì, Signore, così vogliamo vederti, perché, Signore, sei risuscitato. Perché cercate il vivente tra i morti? Alleluia, grida la massia, l'amata. Alleluia, non camminiamo noi con i morti, ma camminiamo con il vivente. Alleluia, che ci dà vita. Alleluia, e grazie a te Padre, alleluia, che ci trasmetti la vita per mezzo di Gesù, che lo onoriamo insieme a te, ora e sempre, in eterno. Amen, alleluia, amen, amen, Dio sia lodato, amen.